ci avete conosciuto qui, su YouTube. Ma per essere liberi, abbiamo costruito una nostra piattaforma, senza censura e controllo. 2 anni di lavoro, 5 tecnici coinvolti ogni giorno, uno staff di 14 persone. Questa è In Zion, un posto creato per godere di contenuti video evolutivi, selezionati per te. Contenuti che YouTube non pubblicherebbe mai. Su In Zion tutto è più facile. Hai disponibili i video recenti pubblicati su YouTube, immediato accesso ai nostri corsi, creati da autori d'eccezione. Puoi consultare e leggere gli articoli del blog, guardare le nostre vignette quotidiane e avere sempre disponibili gli eventi ed i corsi. Iscriviti gratuitamente e inizia a volare in alto. Tu pensi di guardare quello che vuoi su YouTube, mentre guardi quello che vuole YouTube. In Zion, dopo che l'hai guardata, sei migliore. Ciao raga, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questa mattina un ospite d'eccezione, il professor Felice Vinci, ci parlerà della storia di Omero come non l'avete mai sentita. State con noi. Eccoci raga, buongiorno, 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 un momento veramente epocale sui nostri canali perché il professor Felice Vinci era da un po' che lo stavo puntando, una persona veramente d'eccellenza, persona che gode di una fama mondiale, il suo libro che vedremo più tardi è stato letto in tutto il mondo, quindi e fra pochino staremo con lui. Intanto questa mattina ad assisterci la nostra grande... Eccola qua, Daniela, buongiorno, mi ha fatto un gesto per dire... Buongiorno. Non volevi? No, perché non vedevo più niente, non vedevo schermata, niente, e allora mi è venuto un attimo... Di panico, anche a me, sai, quando mi mandi quei messaggi, cosa sta succedendo, benissimo. Tutto a posto? Tutto sotto controllo? Tutto a posto adesso. Benissimo, allora stai bene, stai abbronzata, tutto, diciamo... Abbronzatissima! Abbronzatissima anche Daniela, benissimo. Allora Dani, tesoro, non vedo l'ora di collegarmi con il professore velocissimamente ai nostri appuntamenti fino a febbraio. Poi devo dirvi ragazzi 2 cose veramente veramente fighe che vi faranno venire veramente la pelle d'oca. Allora vai, intanto parti, metto io banner, vai. Ah, metti tu, brava, brava. Arrivo. Partiamo. Oggi 17 gennaio alle ore 17 webinar con Massimo Bianchi, Logica Spirituale. 26 gennaio alle ore 10 un webinar con Giorgio Bertrammi, le 5 leggi biologiche. 26 gennaio alle ore 18 un webinar con Monica Clementi con numerologia psicogorica. 28 gennaio con Luca Nali alle ore 17:30 ci sarà un'introduzione a Transurfing, questo è un evento gratuito a Sanremo. Il 29 gennaio Luca Nali Transurfing a Sanremo. Il 2 febbraio ci sarà un evento serale con Luca Nali alle ore 20:30, Transurfing a Vicenza. 3 febbraio alle ore 18, sì, webinar Dottor Scoglio con Nutriterapia Primordiale. 5 febbraio Sennar Karu, vivere in modo supercosciente a Sanremo. 5 febbraio Luca Nali con Pillola Rossa a Monza. 8 febbraio alle ore 18 il webinar con Giovanna Garbuio Oponopono Pratico. 12 febbraio con Luca Nali Transurfing a Bologna. 12 febbraio Sara Gamberoni Capacità Extrasensoriali a Frascati. 19 febbraio con Giovanna Garbuio Legge d'Attrazione a Sanremo. E 19 febbraio ci sarà ancora Luca Nali con Pillola Rossa a Frascati. Per tutte le info e iscrizioni, iscrivete pure a luca.nali@inzion.it.
com. Ecco, grazie, grazie tesoro. Le ricordo alle persone che sono interessate ai miei corsi, ma anche a quelli di Sara Gamberoni che ha dato la disponibilità facendone richiesta, possono partecipare a offerta libera oppure gratuitamente. Ora due perle veramente importanti, anzi tre. Allora, per quanto riguarda il corso di Transurfing a Sanremo, sarà anticipato da questo incontro gratuito nel pomeriggio dove faremo un aperitivo a Sanremo, quindi il 29 il corso e il 28 alle 17:30 ci sarà questo incontro dove spiego che cos'è il Transurfing. Il 5 febbraio, attenzione, a Monza, voi avete visto la live che ho fatto dove ho spiegato i conto correnti alternativi non rintracciabili che dovremmo aprire, no, per essere poi tutelati e non rincorrere poi in censure, no, blocco della possibilità di poter pagare, no, di poter anche interagire economicamente. Verrà il nostro amico Lorenzo direttamente a Monza e ce lo spiegherà in viva voce. Abbiamo preferito questa formula perché comunque sono cose abbastanza delicate, assolutamente legali, assolutamente, però sono cose delicate che devono essere fatte, anche perché ci sarà proprio la prova pratica su come fare per aprire un conto, anzi vari conti alternativi. Di conseguenza sarà dal vivo a Monza il 5 febbraio al corso Pillola Rossa, che è un corso dove si spiega come fare per uscire dalla Matrix. Ecco, per cui per info mandate la mail così vi spiego tutto, e vale ugualmente sempre la formula che chi non può pagare viene gratuito, chi non può pagare l'intero costo del biglietto bene a donazione libera, senza problemi ragazzi, mi raccomando. Ma per quanto riguarda il 2 febbraio a Vicenza, in corso di due ore, sarà un corso di due ore dal costo di 10 euro, una formula particolareggiata, ci siamo adeguati a quelle che sono un po' le direttive dell'organizzatore che lui organizza i corsi a questa maniera, quindi sarà un momento per stare insieme. In questo caso non posso fare sconti perché ovviamente questo è appannaggio dell'organizzatore, no, comunque 10 euro ce la facciamo, 20 euro per chi vuol mangiare la pizza e la birra, pensate un pochino il pacchettino. Bene Dani tesoro, allora prenditi cura dei commenti, non vedo l'ora di collegarmi con il professore, se c'è qualche domanda interessante la segnaliamo così da sottoporla successivamente al nostro prof. Buon divertimento. Sei frizzata? Sei rimasta male? Sì, va un po' lento oggi, la connessione è un po' lenta. Non ci preoccupiamo, sta lì, faccio tutto io. E togli il banner per favore. Signore e signori, signore e signori, non senza emozione, il professor Felice Vinci. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti quelli che ci ascoltano. Sono tanti, sono tanti. Io sento una moto lì da lei. È una moto o è un disturbo del... No, sarà un disturbo perché non c'è nessuna moto qui. È un silenzio assoluto in questa stanza. Benissimo, professore. Allora, due parole per descrivere chi è il professor Vinci. Allora, la mia professione è stata quella di ingegnere nucleare all'Enel, però essendo stato sempre anche un appassionato di classici, perché prima dell'università avevo fatto un buon liceo classico qui a Roma, e la mia passione per i classici appunto risale addirittura all'infanzia, direi. Mentre ancora ero in Enel, prima di andare in pensione, mi sono imbattuto in uno stranissimo passo di Plutarco che metteva un punto importante delle avventure di Ulisse in mezzo all'Atlantico, tra l'altro in un punto molto preciso. Partendo da qui mi sono accorto che tutto il mondo di Omero è in realtà un mondo nordico, e questa cosa spiega in un attimo tutte le contraddizioni geografiche e non solo geografiche che si trovano nel mondo omerico e che sin dall'antichità erano state rivelate e rilevate dai critici. Per cui ho cominciato a scrivere qualcosa sull'argomento, poi il tutto si è ampliato e sono cominciate le prime traduzioni all'estero, e adesso mi trovo qui dopo ormai molti anni che mi occupo di questa cosa. In buona sostanza, gli antichi greci, che si sapeva venivano dal nord, in realtà la guerra di Troia è un fatto storico avvenuto prima che questi scendessero in Grecia, e poi è rimasto nella loro tradizione anche perché gli ricordava la patria perduta nordica da cui erano provenuti. Per cui ecco, questa è la verità sul mondo, sulla questione omerica di cui tanto si è parlato.
Ecco, allora io intanto faccio vedere il suo libro che siamo onorati di avere in piattaforma. Allora, intanto ragazzi, questa è, ecco, la piattaforma. Vi ringrazio tra l'altro per il libro che sta andando benissimo, piazzatissimo nella classifica del Giardino dei Libri. E praticamente per trovare comunque anche il libro del professore basta andare nella nostra piattaforma. Vi ricordo che la copertina è fatta dalla nostra grande Daniela Paluan e digitare I Segreti, per esempio, no? Il titolo, ecco, era I Segreti di Omero nel Mar Baltico. No, basta scrivere I Segreti di Io ero nel Omero. Baltico. Vabbè, basta anche questo, tanto. E quindi la ricerca ci sposta direttamente nel suo libro, eccolo qua, il suo libro che è stato venduto in tutto il mondo, eccolo qua, I Segreti d'Omero nel Mar Baltico, il libro del professor Vinci, ok, che potete trovare in piattaforma, basta cliccarci, ecco qua, si clicca sul libro e quindi oltre che alla descrizione abbiamo anche la possibilità di poterlo acquistare, ecco, così per farselo recapitare a casa. Quindi mi raccomando, approfittatene perché si tratta di un testo veramente unico, unico nel suo genere. Allora, professore, intanto, come mai hanno voluto cambiare la storia? Per quale ragione hanno voluto fare questa cosa? Hanno cambiato Io pure le non carte in credo che sia tavola. stato voluto. Semplicemente quando gli antichi Achei, dopo la guerra di Troia, arrivarono in Grecia, fondarono la civiltà micenea in Grecia, che è la prima civiltà di parlanti greco in Grecia, attorno al 1600 a.C., per cui la guerra di Troia va retrodatata all'inizio del secondo millennio a.C., durante l'età del bronzo nordica. Ma ci sono tutte le prove di questo che sto dicendo, che appare molto strano. Dopodiché, questa civiltà micenea è crollata e si sono persi il filo conduttore, il rapporto con questa vicenda praticamente della migrazione dal nord al sud. Però i poemi omerici, nella loro versione orale, vennero trasmessi oralmente ancora per molte generazioni, quando ormai, sempre sul suolo greco, nell'ottavo secolo a.C., venne importata e venne scoperta la scrittura alfabetica, vennero messi per iscritto, ma ormai i greci si erano dimenticati di tutto questo che era avvenuto, della migrazione e poi della successiva caduta della civiltà micenea. I poemi ormai erano diventati una specie di mito, anche perché appunto la loro geografia non corrispondeva più a quella greca, però sono rimasti, come dire, come emblema dell'inizio della civiltà greca, mentre in realtà le vicende storiche che si raccontano sono molto precedenti alla civiltà greca, appunto, come dicevo, risalgono a quando ancora gli antenati dei greci, cioè gli Achei, omerici, vivevano nel nord dell'Europa, in Scandinavia, come adesso vedremo. Ecco, allora si può avvicinare leggermente al computer perché ci stanno dicendo che non si sente del tutto bene ed effettivamente è vero. Io ho modificato un po' le sue impostazioni del microfono, però non sono Sì, state adesso sufficienti. parlerò più Ecco, chiaramente. no, lei parla molto chiaramente, a dire il vero. È solo una questione di volume. Ecco, Certo. senta professore, allora questi ragazzi, no, che studiano la storia omerica, la storia praticamente dell'antica Grecia, in realtà vengano un po', diciamo, gli stanno dando delle informazioni sbagliate oppure invece alla fine poi la storia pressappoco è quella che di fatto è accaduta, secondo lei? Allora, la storia chiamata come storia che si studia a scuola è la storia giusta. Il problema è che questa vicenda di Omero, la guerra di Troia, che era considerata un mito più che storia vera e propria, diventa storia, è un pezzo di storia della preistoria che si aggiunge alla storia europea, portandola indietro di molti secoli. Perché la storia dell'Europa, se uno va a vedere, a differenza, che so, della storia dell'Africa, che comincia con la storia dell'antico Egitto al terzo millennio avanti Cristo, oppure la storia della Mesopotamia, che comincia ancora prima, la storia dell'Europa comincia con gli annalisti romani e con Erodoto, diciamo a circa nel 500-400 avanti Cristo. Invece adesso, ammettendo che i poemi omerici, in particolare l'Iliade, sono un fatto storico, perché una volta ambientati nel loro giusto contesto nordico assumono proprio una dimensione di documento storico reale, la storia dell'Europa la possiamo fare cominciare nel mondo nordico almeno 1000 anni prima dell'arrivo
di come si diceva cominciasse adesso, cioè è un'aggiunta alla storia che getta uno squarcio di luce su un'antica preistoria che era rimasta praticamente nelle tenebre del mito, che praticamente storia non era, ma così una specie di favola, anche se già alla fine dell'Ottocento Schliemann, quando trovò quella che lui riteneva fosse la Troia omerica nella collina di Issarlik in Anatolia, alla fine dell'Ottocento, già si cominciò a pensare che la guerra di Troia fosse un fatto storico, però si pensava che fosse avvenuta nel Mediterraneo. Invece, in realtà, se uno va appunto a vedere la geografia di Omero, che è tutta una geografia nordica, come anche il clima di Omero e anche gli usi e costumi di questi Achei, che erano tipicamente usi e costumi nordici, possiamo dire che la storia dell'Europa si sposta indietro, sia nello spazio che nel tempo. Nello spazio perché va a finire nel nord Europa, quando il clima era diverso da quello attuale, e nel tempo perché arriva al secondo millennio avanti Cristo e getta appunto un fascio di luce sull'età del bronzo nordica, di cui finora non si sapeva quasi niente, tranne il fatto che nei musei troviamo bellissimi oggetti, sia oggetti di ornamento come braccialetti o orecchini, ma soprattutto armi, bellissime spade, punte di lancia, tutta roba molto raffinata anche, che però apparteneva ad un popolo di cui non si sapeva nulla. A questo punto Omero ci getta un fascio di luce, letto in questa ottica di documento storico risalente al secondo millennio avanti Cristo in una civiltà scandinava, ci getta un fascio di luce sulla realtà di una storia della preistoria che finalmente comincia ad avere dei contorni definiti. Ecco, grazie. Intanto, per abbassare leggermente il livello, ricordiamo che la Troia omerica non è una signora, questa è una cosa molto importante. Allora, per quanto riguarda le ricerche che lei ha fatto, perché lei è proprio un appassionato di questo, no? Allora, le ricerche che lei ha fatto su cosa si basano? Ha parlato anche di clima, no? Di un clima che comunque di fatto era differente rispetto a quello attuale in quelle zone lì, no? Com'era il clima nel passato, in quei momenti, e soprattutto qual è stato, quali sono state le sue risorse, no? In termini di ricerca, che le ha permesso poi di poter vedere e capire delle cose in maniera alternativa. Allora, io sono partito da quella frase di Plutarco, che è uno scrittore greco vissuto tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo, il quale mette l'isola Ogigia, l'isola della dea Calipso, è il luogo dove nell'Odissea troviamo Ulisse prima di tornarsene a Itaca, la mette in mezzo all'Atlantico a 5 giornate di navigazione dalla Britannia, cioè dalla Gran Bretagna, dice Plutarco, in direzione del tramonto, in mezzo all'Atlantico, in una zona che poi, aggiunge dei dettagli, si capisce che è vicino al circolo polare. Io a quel punto ho identificato l'isola di Calipso con una delle isole Faroer, che si trovano appunto sperdute nell'Atlantico e dove tra l'altro ho approfondito i miei studi qualche anno fa, perché il governo faroese, quando è uscita l'edizione danese di Omero nel Baltico, il governo faroese mi ha invitato a stare lì per una settimana e ho potuto precisare meglio il luogo esatto, l'isola precisa di quell'arcipelago remoto, perduto appunto nel nord dell'Atlantico, da cui praticamente è iniziata tutta questa vicenda. In pratica, partendo da una di queste isole sperdute nell'Atlantico e dirigendosi verso est, come fece Ulisse con la sua zattera, perché tutto quello che viene raccontato nell'Odissea ci indica esattamente che lui viaggiò verso est per 17 giorni, fino a quando non arrivò ad una terra che spuntava dal mare con le alte montagne, in un mare brumoso e grigio. Era proprio l'Atlantico, e quella terra, se uno va a vedere, partendo dalle isole Faroe e andando verso est, sono le coste della Norvegia nella zona dei fiordi, nella zona di Bergen. Allora, tutto quello che Omero racconta qui viene, come dire, messo in luce da proprio dalla realtà geografica di quei luoghi, perché poi Ulisse, c'è una tempesta, il vento del nord lo spinge verso sud fino a che riesce ad approdare in una terra che si trova appunto nel sud della Norvegia. Lì
lui viene aiutato a entrare in un fiume dove poi incontrerà la bella Nausicaa dopo che sarà approdato, viene aiutato a entrare dall'inversione della corrente del fiume, cosa che presso tutti gli studiosi è sempre stata una cosa strana, perché i fiumi non è che si inverte la corrente, però nell'Atlantico la corrente si inverte perché l'alta marea ogni 6 ore e un quarto allaga gli estuari e inverte la corrente. In pratica, quando Ulisse arriva nella Scheria, la terra dei Feaci, praticamente tutte le descrizioni che vengono fatte da Omero corrispondono alla realtà geografica e fisica, anche il fatto che ci sono tumuli dell'età del bronzo proprio in quella zona. E lo stesso nome del fiume attuale, il primo a sud della zona dei fiordi, si chiama Figgio, ricorda il nome stesso dei faie che sono Feaci. Comunque da lì poi la cosa più importante è che poi i Feaci accompagnano Ulisse a Itaca con una nave. Itaca non si trovava molto lontana da lì, evidentemente. E Itaca viene descritta sia nell'Iliade che nell'Odissea come facente parte di un arcipelago descritto in maniera dettagliatissima. 3 isole, una delle quali è un'isola lunga, Itaca è la più a occidente, ma questa descrizione dell'arcipelago di Itaca non ha niente a che vedere con la Itaca del Mar Ionio, è tutta un'altra cosa. Invece, e questo, di questa cosa tra l'altro gli studiosi hanno sempre avuto un gran problema, ma come Ulisse, Omero descrive in più parti questa realtà di questo arcipelago attorno a Itaca con Dulichio, che vuol dire isola lunga, e altre isole che descrive tutto, e non corrisponde per niente all'Itaca, non esiste un'isola lunga vicino all'Itaca greca. Invece nella Danimarca meridionale esiste un arcipelago che è l'unico al mondo che corrisponde esattamente a tutti i dati che dà Omero. C'è l'isola lunga che si chiama Langeland adesso, che vuol dire isola lunga, ed è la traduzione in danese del greco Dulichion, che vuol dire isola lunga. E poi anche un'altra serie di dettagli, fino al punto che Omero, che a un certo punto ogni tanto diventa anche un, come dire, un ragioniere, dice che i pretendenti al trono, i pretendenti alla mano di Penelope, ve ne vennero 52 da Dulichio, il 24 da Same e 20 da Zacinto. Bene, se uno prende le 3 isole più grandi di quell'arcipelago della Danimarca, vede che le superfici delle 3 isole sono in una proporzione quasi perfetta con i numeri dei pretendenti che venivano da ciascuna delle isole. E la più occidentale di quelle isole, che adesso in danese si chiama Lio, è un'isola, appunto, una piccola isola della Danimarca, corrisponde anche topograficamente in maniera incredibile con l'Itaca di cui parla Omero, perché l'Itaca di cui parla Omero nell'Odissea è, diciamo, nell'Odissea non ci sono solo le avventure di Ulisse, ma c'è anche proprio la descrizione di Itaca che si espande su 14 libri dell'Odissea. E mentre l'Itaca del Mar Ionio, l'Itaca greca, non c'entra niente con tutte le descrizioni di Omero, questa Itaca Lio, chiamata Lio adesso in danese, che appunto è l'isola più occidentale di quell'arcipelago, come dice Omero, corrisponde in una maniera tale che addirittura si riesce a trovare la pietra del corvo, così la chiama Omero, vicino alla capanna del porcaro Eumeo, amico di Ulisse, questa pietra del corvo, che è un dolmen del Neolitico che si trova proprio nella posizione giusta nella geografia, appunto, di quest'isola. È un vecchio dolmen e viene chiamato Pietra del Corvo, e questa è un'altra cosa incredibile, perché dato che la pietra superiore del dolmen è inclinata verso il basso, il che è un'anomalia, perché in genere la pietra superiore del dolmen è in orizzontale, invece questa è inclinata, dà proprio l'impressione, vista da un certo punto di vista, di un corvo con il becco che sta beccando per terra. Per cui questa veramente è l'Itaca di Omero, cioè, e che si trova appunto in un arcipelago della Danimarca. Però a questo punto uno dice: allora, ma Troia dove stava? Se stava in Danimarca, Troia non poteva stare nei Dardanelli, dove l'ha trovata Schliemann. E infatti, e questo è il secondo step di questa ricerca, andando a guardare e soprattutto esaminando tutto ciò che viene detto nell'Iliade,
a proposito della posizione di Troia, situata vicino a un vasto mare chiamato Ellesponto, e perciò non può essere lo stretto dei Dardanelli, che in certi punti diventa così stretto che pare un fiume. Questo vasto mare sta in una certa situazione. Troia si trovava, si deduce da un passo dell'Iliade, a nord di questo vasto mare. Questo vasto mare, secondo tutte le indicazioni che dà Omero, corrisponde al Golfo di Finlandia, e a nord del Golfo di Finlandia, a 100 km da Helsinki, c'è tutta una zona in cui tutti i nomi, molti nomi di località, hanno i nomi degli alleati dei troiani e delle città vicino a Troia. E non solo, c'è un piccolo paesino, che adesso in Finlandia si chiama Toija, in cui ci sono i due fiumi di cui parla Omero dell'Iliade, collocati esattamente come Omero, perché Omero nell'Iliade è di una precisione assoluta, tutti gli spostamenti sul campo di battaglia, l'Ida, che sarebbe la zona di alture che sta alle spalle di Troia, tutto è descritto in maniera precisissima, tutto corrisponde geograficamente con questa località di Toija, che corrisponde alla Troia, appunto, omerica, e attorno quali località? Troviamo, per esempio, ce ne sono almeno 20 di località che sono i nomi degli alleati dei troiani. In Finlandia, Askainen, sono l'Ascania, che è Ascanio, che era il capo degli Ascani. Kikoinen, in finlandese, i Kikones o Ciconi, erano alleati dei troiani. È un numero enorme, tra cui ci sono anche un luogo chiamato Tantala in Finlandia, che ricorda che Tantalo, nella mitologia greca, era il re di una regione vicino a Troia. Ma Tantalo, nella mitologia greca, fu sepolta sul monte Sipilo, e lì troviamo un Sipila e un colle di Sipila vicino a Tantala. Cioè, troviamo tutta la mitologia greca che si trova concentrata, per quello che riguarda Troia, sulla costa della Finlandia meridionale, ripeto, a 100 km a ovest di Helsinki. Addirittura c'è un'altra cosa. Se tra coloro che ci ascoltano c'è qualche veneto, forse gli interesserà saperlo, perché vicino a Toija c'è una Padova. Ma Padova, secondo la mitologia romana, è stata fondata dai Veneti, ed erano praticamente con Antenore venuti da Troia. Ma in effetti i Veneti erano alleati dei troiani, secondo Omero, ma non solo. Secondo Plinio e Tacito, i Veneti, secondo i romani, gli storici romani, venivano proprio da un paese del nord vicino ai Finni. Però si è sempre pensato che i Veneti venissero dall'Asia Minore, perché si sapeva che erano alleati dei troiani e di Troia era in Asia Minore. Adesso, collocando Troia in Finlandia, a 100 km da Helsinki, a quel punto questa Padova e questi Veneti alleati dei troiani, in una Toija che si trova in Finlandia, fa tornare i conti col fatto che Plinio e Tacito dicevano che i Veneti stavano accanto ai Finni prima di arrivare nel Veneto. Perciò andiamo a sistemare anche un'altra cosa. L'origine dei Veneti erano una popolazione finnica che abitava nel nord dell'Europa, da quelle parti, appunto, del... Tant'è vero che ancora adesso l'aeroporto di Helsinki si chiama Vanta, e Vanta prende il nome da un vecchio fiume che si trova da quelle parti, e Vanta vuol dire Veneto. Ma non è solo questo, è tutto un insieme, un complesso così articolato di corrispondenze, che se uno legge il libro poi ne trova altre centinaia. Noi qui non è che in questa mezz'ora, un'ora, riusciamo a parlare di tutto. Il mio libro è lungo quasi 500 pagine ed è molto denso, come hanno detto vari studiosi che se lo sono letto, e anche quelli che l'hanno tradotto nelle 8 lingue in cui poi è uscito all'estero. Stavo dicendo prima che le due edizioni, quella francese e quella spagnola, l'edizione spagnola di Omero nel Baltico è uscita l'anno scorso, sono prefate da Alain de Benoist, che è un famoso intellettuale, studioso francese, noto, diciamo, nel mondo intellettuale, e che crede profondamente in questa teoria. Per cui abbiamo tutto un insieme di realtà che poi, ma dopo adesso potremo continuare a parlarne. Intanto ho allungato molto la risposta alla domanda, mettendo insieme Troia e Itaca, ma c'è ancora tantissime cose da dire sull'argomento.
Ecco, grazie professore. Ci ha fatto proprio rivisitare, diciamo, la vecchia Europa, se vogliamo, no? Insomma, rispetto a quella che magari fermo meglio a dire Tartaria, ecco, rispetto a quella che comunque è il riferimento storico attuale, no? Allora, ha parlato di un cambio di clima ed effettivamente se ci sono 5 giorni di navigazione con un'imbarcazione, supponiamo a vela, crediamo essere a vela, non lo sappiamo, insomma, no? In un posto vicino al circolo polare artico, probabilmente le temperature erano leggermente più elevate di adesso, è possibile? Cioè, insomma, faceva più caldo. Su questo, allora, io ho dovuto basare tutto di questi studi anche sulla climatologia e mi sono appoggiato soprattutto al testo di climatologia del Pinna, professore ordinario a Torino, alla fine del secolo scorso. E sono uscite fuori una serie di cose estremamente sorprendenti che riguardano non solamente le vicende omeriche, ma riguardano anche noi che siamo in una fase di riscaldamento climatico. In 2 minuti lo posso accennare. Allora, il clima sul pianeta Terra è sempre andato oscillando. E dopo le antiche glaciazioni c'è stato un optimum climatico post-glaciale con temperature molto più alte di quelle attuali, praticamente dal settimo al terzo millennio avanti Cristo, su per giù. Dopodiché il clima si è andato raffreddando. E poi è risalito nuovamente in epoca medievale. Dal 900 al 1300 avanti Cristo c'è stato un periodo caldo medievale. Dopo il 1300, cioè l'epoca di Dante, per essere chiari, c'è stato un nuovo tracollo del clima fino al 1850 e adesso il clima di nuovo si sta scaldando. Perciò è stato sempre una specie di ottovolante. Notiamo il fatto che durante il periodo caldo medievale, la Groenlandia era chiamata dai vichinghi la Terra Verde, perché almeno la parte meridionale offriva la possibilità di coltivare. Ma dato che c'era stato anche diciamo, un riscaldamento climatico, non solo nel nord, ma in tutto il pianeta, che cosa è successo? Che mentre i vichinghi si espandevano approfittando del caldo nell'Atlantico settentrionale, infatti sono anche arrivati in America, nel contempo Baghdad era una delle più verdi e ricche città del mondo. C'era la civiltà islamica che è diventata una civiltà prospera perché, dato c'era la maggiore evaporazione, girava più, diciamo, umidità nell'aria, e regioni aride adesso sono diventate piovose. Anche Palermo, all'epoca in epoca araba, era una città piena di bellezze, per così dire. Dopodiché, durante il periodo freddo, si chiama piccola era glaciale, PEG, la potete trovare tutti su internet, dal 1300 al 1850, diciamo che nel nord è venuta la tundra al posto delle foreste di abeti, che durante il periodo migliore di questo caldo arrivavano fino al mare Artico, e nel sud è venuta la siccità. Ma la stessa cosa era successa durante l'optimum climatico preistorico. Durante l'optimum climatico preistorico, come dice il Pinna, le foreste di abeti si estendevano fino al mare Artico, che non era ghiacciato durante l'estate. Perciò c'era il trionfo della flora e della fauna, mentre adesso invece c'è una squallida tundra con muschi e licheni. Nel contempo, nel deserto del Tassili, al centro del Sahara, c'erano gli uadi, c'erano grandi fiumi, c'era una savana, e infatti ci sono i dipinti rupestri, i graffiti del Tassili, anche questo li trovate su internet, risalenti più o meno a 6-7 mila anni fa, in cui ci sono le giraffe. Quello che adesso è uno dei deserti più infami del mondo, con qualche scorpione e non c'è altro, praticamente all'epoca era una fiorente savana contemporanea al fatto che nel nord la foresta di abeti arrivava fino al mare Artico. Perciò c'era un clima diverso. Ma se adesso torniamo ad Omero e alle faccende nostre omeriche, ma lo vedete che il problema del clima non è solo per Omero, è anche per adesso. Se adesso torniamo ad Omero, beh, ci possiamo rendere conto che ci fu una fase di raffreddamento per cui il clima già si era piuttosto raffreddato durante il periodo omerico. E poi però
subì un ulteriore tracollo, e questo fu la ragione per cui praticamente i popoli indoeuropei sono scesi ancora più a sud. Abbiamo contemporaneamente l'arrivo dei Micenei in Grecia, cioè quelli che erano venuti dopo gli Achei omerici, che si trasferirono in Grecia attorno al 1600 avanti Cristo. Nel contempo arrivano in India e in Iran altri popoli indoeuropei, c'è tutto un grande rimescolamento e spostamento, e questo raffreddamento, secondo me, fu dovuto all'eruzione del vulcano di Santorini, che provocò alcuni anni di ghiaccio e freddo, un po' come l'esplosione del Tambora nel 1815, che provocò un'estate senza estate e carestie in tutto il mondo. Qui stiamo parlando di due secoli fa, non di 2000 anni fa, questo del Tambora. La stessa cosa era accaduta appunto nel 1600 avanti Cristo, e infatti la civiltà micenea compare proprio in concomitanza con l'esplosione di Santorini. Cioè i popoli nordici, afflitti dal freddo, hanno fatto armi e bagagli, sono scesi verso sud, e così in Grecia si installarono gli Achei, portandosi con sé quelle tradizioni e quei canti orali che poi molti secoli dopo in terra greca sono stati messi per iscritto e sono diventati l'Iliade e l'Odissea. E per fortuna abbiamo questo straordinario spezzone di civiltà nordica trapiantato nel mondo greco, per così dire, che ci racconta la civiltà nordica, ed è l'unico documento letterario a questo punto che noi abbiamo del mondo nordico, di cui finora non sapevamo nulla, tranne i reperti archeologici nelle vetrine dei musei. Ecco, grazie professore. Intanto lei ci sta dando tante di quelle informazioni che probabilmente per effetto del fatto che comunque lei è abituata non si rende conto, ma veramente sono delle nozioni incredibili, veramente grazie anche per questo. Allora, Baghdad era praticamente dove c'erano i giardini di Babilonia, se non mi sbaglio, no? Quindi i giardini più belli al mondo. Sì, attorno all'anno 1000 fiorivano contemporaneamente la civiltà islamica, perché pioveva di più in seguito alla maggiore evaporazione e al fatto che arrivava più umidità dal nord, e la civiltà vichinga perché su faceva più caldo. Ma il problema del caldo e del freddo, poi, se andiamo a fare un'analisi di questi fatti, non è un problema di freddo, perché gli esseri umani si mettono addosso una pelliccia e campano pure col freddo. Il problema è un altro: quando fa freddo, un ettaro di terreno produce meno derrate di quando fa caldo, per cui cominciano le carestie e la gente si deve spostare. Ma questo è sempre avvenuto nel corso della storia. Se hai fame e il tuo terreno, che prima ti permetteva, per dire, di alimentare 100 persone, te ne fa alimentare 30, gli altri 70 o muoiono o si spostano in cerca di terreni migliori. Questa è la vera ragione delle migrazioni, poi. È dovuta al fatto, poi ci sono anche fattori esogeni, fattori storici e altro, ma il fattore climatico è fondamentale per spiegare i movimenti. Per tornare un attimo all'attualità, ha colpito qualche settimana fa il fatto che in Arabia Saudita la prima partita di Ronaldo è stata rinviata per pioggia, perché lì appena piove un pochino le partite non le giocano. È sembrata una cosa stranissima, ma anche qualche anno fa in uno dei grandi premi dei gran premi di Formula 1 c'è stata un'interruzione per pioggia. E so che anche la neve è venuta in una circostanza, cioè la penisola araba, che al tempo dei romani infatti si chiamava Arabia Felix, cioè l'Arabia fertile, è diventata un deserto proprio adesso che c'è stato, per esempio, il periodo freddo, la piccola era glaciale, tra l'altro, di cui parla anche Barbero. Non lo dice in termini espliciti, ma se avete visto un suo recente video, uno YouTube in cui parla della crisi del 300, cioè dell'epoca di Dante, praticamente capite che la crisi del 300 nasce dal raffreddamento che ha portato alla piccola era glaciale che ci ha afflitto fino a metà dell'Ottocento. Adesso la temperatura sta risalendo e abbiamo però dei sommovimenti, perché qualsiasi cambio di temperatura sul pianeta provoca appunto migrazioni e problemi vari. Ecco, grazie professore. Le piacerebbe fare una puntata sull'Iliade e l'Odissea, uno di questi? E potremmo intanto cominciare a parlare adesso di qualche altra cosa. Sì, per me, io sono sempre vorrei, di...
Sì, grazie. No, vorrei stare su questo argomento perché è veramente così complesso che già ora ho visto Daniela ha selezionato delle domande, poi daremo spazio anche alle domande. Le faccio una domanda tecnica, no? Ma per quale ragione gli storici, io mi immagino quando ora ho un'opinione della storia che diciamo è leggermente, si discosta leggermente dalla narrativa ufficiale, no? Tuttavia ci fanno vedere che comunque quando accadono le cose, no? Quando ci sono degli importanti avvenimenti, c'è lo storico, no? Che comunque di fatto poi segna tutte le cose che poi vengono riportate. Come mai gli storici non sono arrivati a delle conclusioni così precise come ha fatto lei per effetto delle sue ricerche? Qual è stata la discrepanza? Crede veramente nell'incapacità o c'è stato magari qualcosa, qualche altra cosa? Io credo nella forza della tradizione, nell'inerzia, dato che si è sempre detto che il mondo di Omero era in Grecia, però con delle eccezioni, per cui per esempio già Strabone, che era uno storico di epoca romana, e Cratete di Mallo, altro intellettuale risalente al terzo secondo secolo a.C., si erano accorti che almeno le avventure di Ulisse erano in campo atlantico. Addirittura Cratete di Mallo parla del fatto che le avventure di Ulisse in parte si svolgono vicino all'Artico, vicino al circolo polare. Per cui qualcuno si era accorto che qualcosa non funzionava, però Troia doveva stare per forza in Grecia, perché già gli greci e i romani, proprio perché c'era stata la soluzione di continuità storica dovuta al fatto che era caduta la civiltà micenea, per ricordare agli spettatori, la civiltà micenea nasce in Grecia nel 1600 a.C. e sono quegli Achei venuti dal nord praticamente. Attorno al 1200 a.C. la civiltà micenea crolla, per cui praticamente si perde il link, la continuità storica. Sicuramente i micenei lo sapevano che venivano dal nord, che i loro antenati, i loro bisnonni erano venuti dal nord, ma col crollo della civiltà micenea è cominciato il cosiddetto Medioevo ellenico, un periodo oscuro in cui si sono perse molte notizie. Per fortuna non si sono persi l'idea dell'Odissea, che si sono continuate a tramandare oralmente, però si è persa la nozione che appartenevano al mondo precedente all'arrivo in Grecia. Per cui praticamente a un certo punto, devo dire una cosa importantissima. Quando questi migratori achei vennero dal nord, hanno ribattezzato tutte le località del Mediterraneo con i nomi della loro patria perduta. Questo è fondamentale. Come hanno fatto un po' gli inglesi in Nord America, i francesi pure in Louisiana o in Canada e gli spagnoli in Sud America e anche più recentemente i veneti nelle paludi pontine. Per fare un esempio semplice, se uno va dalle parti di Latina, dove i coloni veneti hanno eliminato, hanno bonificato le paludi pontine, troviamo tanti nomi, il Monte Grappa, ecco, c'è cioè il Monte Grappa, il Monte Nero, che sono nomi di località venete trapiantate vicino Latina, dove però il Monte Grappa e il Monte Nero non sono più una località di montagna. Voi vedete che è tutto piatto come una zucca e dite: ma com'è possibile? E io infatti dico sempre: se tra 2 o 3 mila anni ci saranno degli equivoci simili a quelli che sono avvenuti con l'Iliade dell'Odissea, magari gli storici del futuro penseranno che la prima guerra mondiale ha avuto luogo vicino Latina, dove c'è il Monte Grappa, e però si chiederanno: ma come mai non è un monte sto Monte Grappa e sto Monte Nero? Ecco, per cui c'è stato questo immenso equivoco che ha spostato tutto quanto che era il baricentro del nord Europa nel sud Europa, ma abbiamo mille ragioni per renderci conto che c'è stato questo spostamento. Solo per parlare di questi nomi di località: Atene, Tebe e Micene, tre città importantissime dell'antica Grecia, hanno il nome al plurale e non si capisce perché. Perché c'è un'altra città greca, che però sta in Sicilia, che ha il nome al plurale, che è Siracusa. Abbiamo studiato a scuola che Siracusa in latino si diceva Siracuse. Perché? Perché Siracusa sta in riva al mare ed è a cavallo con l'isola che sta lì davanti. Perciò erano due Siracuse, quella sulla terraferma e l'isola antistante. Però Atene, Tebe e Micene non hanno isole davanti, addirittura Micene, ci sono stato, sta su una specie di cresta di montagna a una ventina di chilometri dal mare.
però Omero dice le navi che ti seguirono da Micene, dice a un certo punto, di un eroe greco, di un eroe omerico. Perciò Micene, la Micene primordiale, la Micene prototipo, come Atene e come Tebe, stavano in riva al mare. Le loro, come dire, epigone in terra greca gli hanno, gli Achei, scendendo nel Mediterraneo e ridando gli stessi nomi, gli hanno dato il nome al plurale, ma praticamente non c'era più ragione. Questa è un'altra anomalia strana che si spiega solo in questa maniera, perché infatti Atene era una città del sud della Svezia, come si vede, perché poi ha fatto tutta la ricostruzione del mondo omerico. Una delle cose più belle di questo libro, secondo me, è che, dato che Omero nell'Iliade dice quali sono stati le 20, c'è una sezione del secondo libro dell'Iliade che viene intitolata Il catalogo delle navi, cioè la lista, il menù delle 29 flotte degli Achei che andarono a combattere contro i troiani. Le 29 flotte alleate, per dire la NATO di allora, che si spostò. E per ognuna delle 29 flotte degli Achei, Omero nomina sia i comandanti, sia le regioni di provenienza, le città principali, e fa un trattato di geografia, però questo che segue le coste del mare, perché è tutta roba costiera. Però se uno lo segue nel mondo greco, salta di palo in frasca, non si capisce, infatti gli studiosi non hanno mai capito bene le stranezze di questi salti. Se uno le segue nel mondo baltico, lungo le coste baltiche, ricostruisce facilmente tutto il mondo perduto degli Achei, andando a ricollocare tutte le varie località che poi sono state ricostruite anche in Grecia, andando a ricollocare tutte le località originarie, per cui ad esempio la Beozia omerica stava dalle parti dell'attuale Stoccolma, la stessa Tebe, c'è ancora una Tebi vicino Stoccolma con tutti i toponimi che corrispondono alla zona di Tebe di Stoccolma, è incredibile. Atene era una città del sud della Svezia, che poi è diventata una città moderna, ricostruita nel 1700, ma si trovano ancora i toponimi corrispondenti ad Atene lì. E Micene, questo è stato il mio amico che ha tradotto in danese, quello che allora era Omero nel Baltico, adesso è diventato I segreti di Omero nel Baltico, I segreti di Omero nel Baltico, praticamente Micene era Copenaghen, che in effetti sta a cavallo con un'isola che sta lì davanti. Per cui praticamente, in particolare poi con Atene, abbiamo ancora un altro dettaglio bellissimo, perché Platone, in un suo dialogo chiamato Crizia, descrive l'Atene mitica dei suoi antenati, dicendo che era tutta diversa dall'Atene dei suoi tempi, che poi è anche l'Atene che conosciamo noi. E questo comprova sta cosa, era una grande pianura ondulata, piena di fiumi, ed era tutta diversa dall'Acropoli, tutta diversa dall'Atene dei suoi tempi. E questo perché? Perché Platone non lo sapeva più, ma i suoi antenati gli avevano lasciato la descrizione dell'Atene baltica, quella che sta in Omero, che corrisponde in effetti a quello che dice Platone. Perciò anche lì abbiamo una fotografia di un mondo perduto che ritroviamo anche in Platone, oltre che in Omero. Cioè vedete come, ricollegandosi, tutti i fili si riattaccano tra loro e viene fuori un quadro generale straordinario che ci permette di parlare appunto del fatto storico dell'Iliade e della guerra di Troia combattuta nel nord Europa. Non sento più. Sì, ho silenziato perché Daniela mi ha detto che si sentono delle voci dal mio microfono. Certo. Mi scuso per questo. Allora, intanto ci sono delle domande che ha selezionato Daniela. Allora, Dani, tesoro, stai pronta che ti tiro su. Eccoci Dani, tesoro, eccoci. Allora, vai con le domande del professor Vinci, che intanto ringraziamo per la dovizia di particolari, veramente è una persona precisissima. Di che segno è, professore? Come? Di che segno è lei? Io sono dei pesci. Dei pesci, dei pesci. Ecco, sono un pesce. Ecco, perfetto. Allora, Dani, tesoro, prego. C'è un ritorno, te lo dico. Sì, è vero, aspetta, forse il professore, aspetta. Sì, è il professore. L'ho silenziato un attimo, fai la domanda, alza un po' il volume, okay. Per favore, Dani. Sì. Ah, allora. Dario Morandi, l'uomo meno allenato al mondo, ecco. Sì. Dario chiede, buongiorno professore, lei ci parla di antiche civiltà. Lo studioso russo
Anatoly Fomenko, sostiene che l'antichità non esiste e i fatti raccontati sono molto più recenti. Cosa ne pensa? Grazie. Per quello che ho visto io, non mi sembra che sia necessario stare a fare questi spostamenti. Semplicemente questo mondo di Omero, antecedente al mondo greco e al mondo romano, risalente al secondo millennio avanti Cristo, si colloca molto bene in quello che è l'attuale sviluppo che studiamo a scuola. Ripeto, non credo che sia necessario fare grossi spostamenti, anche se so, me ne ha parlato anche una mia amica archeologa professionista, la professoressa Giulia Mair, che se ci sente la saluto, diciamo che molti concetti delle datazioni antiche sono, come dire, in via di revisione, ma non certo a livelli rivoluzionari come quelli di Fomenko. Però, per esempio, l'età del bronzo nordica adesso risulta più antica di quanto non si ritenesse fino a poco tempo fa, e così ci sta tutto col fatto che attorno a 1700-1800 avanti Cristo riusciamo a collocare probabilmente la guerra di Troia in parallelo con quello che è un altro reperto archeologico straordinario che ha avuto molta notorietà, il disco di Nebra. Forse ne avete sentito parlare anche voi e qualcuno dei telespettatori. Il disco di Nebra, le spade di Nebra, sono state ritrovate una ventina di anni fa in circostanze molto avventurose, diciamo nei pressi di un villaggio chiamato Nebra nella Germania, diciamo nella Germania settentrionale, nord-orientale. Ora, la caratteristica del disco di Nebra è che illustra il cielo notturno, cioè il sole, la luna, le stelle, le Pleiadi, ed è identico a quello che dice Omero nel 18° libro dell'Iliade quando racconta come era fatto lo scudo di Achille. Il centro dello scudo di Achille era un piastrone che corrisponde esattamente al disco di Nebra. Ma non basta, perché le spade trovate a Nebra vicino al disco sono identiche alle spade micenee in Grecia. Per cui abbiamo come un triangolo: il mondo del disco di Nebra, il mondo omerico e le spade micenee, mondo di Omero, mondo nordico, praticamente Nebra, ripeto, sta nel nord della Germania, mondo omerico, mondo nordico e mondo dell'età micenea. E le spade sono uguali a quelle micenee, il disco di Nebra è uguale a quello che dice Omero, ripeto, nel 18° libro dell'Iliade a proposito dello scudo di Achille, il centro dello scudo di Achille, e questa è un'altra prova del fatto che appartengono le due cose alla stessa civiltà. Ora, il disco di Nebra e le spade di Nebra sono state datate tra il 1700 e il 2000 avanti Cristo, e questo corrisponde al fatto che siamo un po' prima dell'inizio della civiltà micenea in Grecia, e perciò appartengono proprio a quella, il disco e le spade di Nebra appartengono proprio a quella civiltà omerica di cui, dell'età del bronzo nordica, di cui appunto abbiamo la testimonianza in Omero. A questo punto, diciamo, abbiamo chiuso il circuito anche con l'archeologia. Ecco, perfetto, grazie mille. Intanto abbiamo trovato la foto di questo scudo. Corrisponde a quello di cui sta parlando? Sì, infatti vedete che c'è il sole, diciamo, al centro, spostato un po' a sinistra, la luna, diciamo, a destra, e in alto e al centro verso l'alto vedete le sette pallini che corrispondono alle sette stelle delle Pleiadi, che è un altro argomento poi interessantissimo, quello delle Pleiadi, perché poi in un altro studio che poi ho sviluppato nell'altro libro che ho fatto, I misteri della civiltà megalitica, si vede come corrisponde ai sette colli di Roma, e si può proprio trovare un collegamento tra Roma, i sette colli e le sette Pleiadi, che poi si ritrova in tante città antichissime su sette colli, da Teheran a Gerusalemme e ad altre città del mondo, a Bisanzio, a Macao in Cina, Armagh in Irlanda, sono tutte città su sette colli, e ce ne sono ancora molte altre, e tutte corrispondono ad un'antica concezione per cui ciò che è in basso uguale a ciò che è in alto,
come diceva Ermete Trismegisto, per cui Roma in realtà era una città sacra costruita praticamente per essere, come dire, l'immagine delle sette Pleiadi, perché infatti i sette colli, cioè praticamente al centro storico di Roma, in realtà i picchi che ci sono una volta, prima che venisse costruita la città, erano molto più di sette, ma le mura serbiane vennero, come dire, realizzate con una specie di piano regolatore probabilmente degli antichi sacerdoti, proprio per fare corrispondere questa città con le sette Pleiadi in cielo. Teheran poi ha sette colli anch'essa, addirittura la Mecca, addirittura uno dei colli della Mecca si chiama Abu Maya, e Maya è la stella centrale delle Pleiadi che corrisponde al Palatino, che a questo punto Maya diventa il nome segreto di Roma. Però questo che sto dicendo è stato pubblicato in alcuni articoli su riviste scientifiche in Italia, e anche il 21 aprile, in cui inizia il mese del toro, per i mesopotamici era anche il giorno delle Pleiadi, e così si spiega il 21 aprile, data in cui salgono le Pleiadi e giornata d'inizio della costellazione del toro, è la data anche della fondazione di Roma. Insomma, Roma è collegata alle Pleiadi sia per il suo layout, per i suoi sette colli, sia per la data del 21 aprile, che corrisponde appunto alla costellazione delle Pleiadi, che qui vedete pigiate nel disco di Nebra e hanno un'enorme importanza in tutta l'antichità. Ecco, addirittura le Pleiadi come misuratore del tempo le troviamo non solo a Babilonia, ma per esempio anche in Egitto e soprattutto nelle isole della Polinesia, e questo indica che ci fu una primordiale civiltà arcaica basata sulla navigazione, che quando faceva più caldo ha unito con la navigazione tutto il mondo, molto prima di quello che fecero gli spagnoli e gli inglesi, ma approfittando anche del fatto che gli inglesi e gli spagnoli non avevano. Gli inglesi e gli spagnoli, per fare la loro civiltà globale, dovevano passare da Capo Horn, perché l'Artico non si poteva passare, ma al tempo dell'ottimo climatico si poteva passare da nord. Passando dall'Artico era facilissimo arrivare dall'Atlantico al Pacifico, e così si spiega la globalizzazione anche dei monumenti megalitici, che sono uguali in tutto il mondo, perfino in Polinesia. Perciò vedete come si ricostruisce un mondo complesso dove la navigazione e certi culti stellari hanno un'importanza enorme. Ancora adesso lo zodiaco è importantissimo per, diciamo, le concezioni di molti di noi. E così, insomma, si riesce a tirare i fili che mettono insieme tante cose apparentemente distanti tra loro. Ecco, grazie, grazie di cuore, e intanto rimettiamo in evidenza il libro presente nella nostra piattaforma, il libro del professore. Potete quindi digitare il titolo I segreti di Omero, basta questo, nella nostra lente di ingrandimento di ricerca, per poi risalire e arrivare quindi al libro in questione. Un libro che è stato tradotto in moltissime lingue ed è diffuso in tutto il mondo, è stato letto veramente in tutto il mondo, perché comunque ricordiamo che il professor Vinci è uno dei massimi esperti della storia omerica. Professore, le piacerebbe fare anche una puntata dove parliamo delle Pleiadi, però senza riferimenti, diciamo, extraterrestri? Sì, assolutamente, mi fa piacere. E appunto, nell'altro libro che ho scritto, I misteri della civiltà megalitica, ho indagato su questa civiltà globale preistorica, di cui le tracce si trovano sia in fatti materiali, come i megaliti, grandi costruzioni in pietra che si somigliano tutte, dalle isole del Pacifico all'Inghilterra, Stonehenge, alle città megalitiche del Basso Lazio, le civiltà saturnie, a tutto all'America meridionale, a Tiwanaku, c'è tutta una costellazione di realtà architettoniche simili tra loro, anzi spesso uguali. E inoltre folklore, mitologie e altri fatti, diciamo, anche della vita quotidiana, che si ritrovano in tutto il mondo, certi tipi di barche che si ritrovano, che dire, nel mondo di Sumer, dei Sumeri, in Perù, nel lago Titicaca, ci sono le barche di giunchi, e che si ritrovano anche in Sardegna, nello stagno di Santa Giusta, e sono collegate da un sottile filo che si riesce a ritrovare. Cioè, tutto quello che dico lo dimostro poi attraverso i collegamenti che poi
si possono fare, diciamo, anche con qualsiasi ricerca, anche su internet o su vari libri. E inoltre molte delle cose che ho detto sono uscite, diciamo, su testi ufficiali anche della bibliografia ufficiale della scienza. Lo stesso Omero nel Baltico, ci sono stati vari convegni internazionali. Io l'ho presentato all'Accademia delle Scienze di San Pietroburgo, l'edizione russa, che tra l'altro venne curata da un'università russa. L'ho presentato in un convegno dell'Università di Roma, la Sapienza, con tanto di atti pubblicati successivamente. Ci sono gli atti del convegno, c'è anche la sintesi del mio libro in 100 pagine pubblicata dalla rivista di cultura classica e medievale, che è una delle più importanti riviste di filologia classica italiana. Perciò la mia teoria è, diciamo, ci ha avuto già un accreditamento. L'edizione americana del libro, The Baltic Origins of Homer's Epic Tales, è diventata libro di testo al Bard College di New York, e infatti il professore di classici del Bard College si è fatto un giro in barca con le rotte che indico, oggi non abbiamo potuto parlare, ma ci sono tutte le rotte di Omero, nel Baltico e anche al di fuori, perché invece i viaggi di Ulisse sono lungo le coste della Scandinavia esterne, ma lui praticamente si è fatto questo viaggio con una barca a vela, in cui però giustamente c'era il GPS e c'era anche un motore ausiliario sotto, perché come si dice a Roma bisogna sempre stare attenti. Per cui praticamente le mie teorie hanno anche una serie di fondamenti scientifici, per cui si tratta solo di conoscerle e discuterle per andare avanti, perché sono convinto che il mio sia solo un punto di inizio di ricerche, diciamo, sulla preistoria, che però può diventare storia, come è diventata storia la guerra di Troia, ma semplicemente andando ad accostare tra loro anche fatti che apparentemente sembrano distanti, ma che invece è facile collegare. Ecco, grazie di cuore. Allora, siamo addirittura d'arrivo, per cui Dani, passa la domanda di Dana, mi interessa tantissimo, che anche lei è una nostra grande amica, sempre presente nelle nostre trasmissioni e che anche lei si occupa di questi argomenti. Prego. Certo. Allora, Dana ci chiede: buongiorno professore, come potrebbe spiegare il cambiamento climatico basato sugli ultimi 2000 anni, se sembra vera la teoria di Fomenko che hanno aggiunto circa 1000 anni? Grazie. Grazie Dana, bella domanda. Io francamente non riesco a capire bene il senso della domanda. Fomenko in qualche maniera è come se in qualche modo restringesse tutta l'antichità. Invece mi pare che le teorie, diciamo, non le teorie, le realtà dei cambiamenti climatici in qualche maniera confermano l'attuale, come dire, assetto delle cronologie, al punto che, vi posso dire, gli stessi antichi greci nella loro mitologia ricordavano il periodo felice dell'ottimo climatico di molti secoli o millenni prima. Infatti loro ricordano la felice età di Crono, l'età dell'oro, a cui poi, quando finì l'età dell'oro, successe il periodo, l'età di Zeus, che è il dio della tempesta, perché Zeus è un dio tempestoso, con i fulmini, i tuoni, con un caratteraccio anche, che corrisponde al fatto di un crollo del clima che creò tra l'altro, dei problemi di comunicazione e di navigazione. Si interruppe la via dell'Atlantico, che invece in tempi preistorici si poteva andare avanti e indietro, e infatti anche il discorso di Atlantide, di cui parla Platone, rientra in questo schema, e ne parleremo quando avremo modo di parlare dell'altro libro, dei misteri della civiltà megalitica, perché poi questa civiltà che si diffuse in tutto il mondo prima appunto di quella degli inglesi e degli spagnoli, anzi degli spagnoli e degli inglesi, era una civiltà basata su Atlantide, sulla navigazione su un'isola atlantica, che, data anche la facilità per passare dall'Atlantico al Pacifico, passando per la rotta polare dall'estremo nord e prendendo lo stretto di Bering da nord, praticamente consentì di collegare tutto. Ed è quello che dice Platone, mettendo insieme quello che dice Platone appunto con questi dati, abbiamo una visione complessiva di questa civiltà che si avvalse appunto dell'ottimo climatico dell'età di Crono. Quando finì l'età di Crono, ghiacciò il mare Artico e l'Atlantico divenne impraticabile per le navi,
perché il freddo e le tempeste impedivano i passaggi, e di questo c'è traccia pure in Omero, ci sono tracce anche in Omero di questo, che lette in questa chiave diventano chiarissime. A quel punto praticamente l'America rimase isolata dall'Europa, è successo poi tutta un'altra serie di cose che poi ci hanno portato alla storia come la conosciamo adesso. Ma non c'è bisogno di fare delle modifiche sostanziali alla cronologia attuale. Io credo che la cronologia attuale sia ancora valida, bisogna fare degli aggiustamenti, per esempio, come diceva appunto quella mia amica archeologa, soprattutto in relazione al mondo nordico, perché per esempio hanno trovato nel nord della Svezia una città chiamata Biestamon, nel nord della Svezia, sul Golfo di Botnia, che risale al 2800 avanti Cristo. Perciò c'era una civiltà urbana addirittura nel terzo millennio avanti Cristo in Svezia, quando faceva più caldo. E infatti avrete sentito parlare anche di cose recenti, come la famosa battaglia del fiume Tollense, che praticamente mostra come anche durante l'età del bronzo nordica c'erano grandi eserciti, una civiltà probabilmente urbana, di cui finora non si aveva sospetto, perché fino adesso si pensava che l'età del bronzo nordica ci fossero solo quattro scannati con quattro fattorie sparse, il che però contrasta col fatto che i reperti archeologici che hanno trovato nel nord sono bellissimi, perciò denotano una civiltà evoluta. Insomma, si tratta di fare aggiustamenti storici più che di tipo climatico e cronologico, secondo me. Ecco, grazie, grazie professore. Io la ringrazio veramente a titolo anche di tutte le persone che ci stanno seguendo, perché è stato veramente preciso, e anche se ovviamente ci sono varie visioni, varie percezioni in merito a quella che è la storia dell'umanità, anche la sua collocazione di alcuni eventi che poi alla fine sono di riferimento, però è importante sentire tutte le campane e di conseguenza poi farsi un'idea personale. Ecco, questo è quello che cerchiamo di fare nelle nostre trasmissioni, cioè quello di fornire dei contenuti da persone che comunque secondo noi sono intellettualmente oneste, come lei professore, veramente grazie ancora per questo. Allora, grazie. Io le chiedo, adesso manderemo una sigla di qualche minuto, le chiedo gentilmente di rimanere con noi, perché vorrei fissare poi la prossima live per quanto riguarda gli argomenti che abbiamo un pochino così spoilerato dentro la nostra trasmissione di questo momento, va bene? Va bene, ma senz'altro. Perfetto, perfetto. Allora auguri e arrivederci a tutti. Ecco, io... possiamo solo ricordare il titolo del libro sui megaliti, perché ce l'hanno chiesto? Il titolo del libro sui megaliti è, eccolo, I misteri della civiltà megalitica, sempre mio naturalmente, è uscito nel 2020, in questo momento non è disponibile perché tra l'altro è stato best seller numero uno di archeologia preistorica per IBS Libreria Universitaria. Comunque in ristampa, I misteri della civiltà megalitica. Ecco, grazie Dani per questo, me l'ha scritto in chat nostra privata, non l'avevo visto. Allora, guardiamo insieme, e poi noi possiamo trovare nella nostra piattaforma questo libro, digitando I misteri della civiltà, sempre nella nostra lente di ricerca, e qui ci sono, c'è appunto il libro di cui sta parlando il professore, rispetto a questi megaliti. E basta cliccare dentro, vediamo la descrizione di questo libro e la possibilità di poterlo acquistare. Ecco, quindi sempre nella nostra piattaforma potete trovare questi testi importantissimi. Per noi è fondamentale avere anche uno spazio di libri dove noi poi semplicemente vengono reindirizzati ai provider di distribuzione, dove si possono vedere tutta una serie di testi che per noi sono potenzianti. Ecco questo. Quindi grazie Daniela per questa segnalazione, grazie professore. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, che hanno messo like, che hanno commentato, che sono interessate ai nostri argomenti, grazie alle persone che hanno verificato la propria iscrizione al canale principale YouTube, infatti vediamo che sta crescendo finalmente, grazie, grazie di cuore. Ci vediamo domani mattina con un'altra live dove sarò io a presentarla, però non ve lo dico, vi lascio la locandina nel finale così che potete vederla. Buon proseguimento di giornata ragazzi miei, ci vediamo presto, ciao. Grazie a tutti, grazie professore. Grazie, grazie a voi e grazie a tutti i telespettatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci.